Buongiorno a tutti, siamo Franchi per dentro, io sono Lino e siamo qui per andare avanti in Midville con i sotterranei nel manicomio. Ci siamo. Sei il primo individuo nella storia di Gallumer che entra nel manicomio di sua spontanea volontà. Gli altri pazienti saranno sicuramente felici di vederti per un po'. Allora. Eh già. Sarà un po' un casino. Ok. Ho sotto controllo la situazione. Secondo me non sarà semplice. Ok. Ah no, ok, un cacchio. E non finiscono mai. Non finiscono mai. Ok, vediamo un po' se c'è qualcosa qui. Io adesso sparano pure sui cannonazzi. È un manicomio un po' particolare, eh? Lui è la Marianassa. In realtà qui l'ascia non è così semplice da usare. Servito qualcosa questo, non lo so. La fiale energetica, meno male, perché un attimino di... È un macello sto schermo. Ah, adesso anche i corridori. Eh sì, purtroppo. Vabbè, ma cose non utilissime. Succederà qualcosa se ammazzo tutti i pipistrelli, non penso. Esattamente. Dove ci sono i pazzi? I pazzi con la camicia di forza. La miseria. Ok, queste cose mi rincanta anche la spada. Trovo
controllo bene qua, magari c'è qualcosa in questi. Non è detto, perché adesso lo so. L'altro si incarichi tutti, sì, anche le frecce infuocate a posto. Molto bene. Quella miseria. Ok. Via di qua. Ah. Ok. E c'è anche il calice che prendiamo subito. Perfetto. E abbiamo il nostro sindaco di Gallows. Questo non si può buttare giù, vediamo. Non penso proprio però. Esatto. Santo Dio, quanto sono contento di vederti! Quello Zarok voleva costringermi a consegnargli il sigillo delle tenebre. Ha intenzione di liberare i demoni dalle tombe sotto la foresta incantata, ma gli ho detto, non puoi farmi niente, ciarlatano spilungone! Sono il sindaco! Sì, proprio così gli ho detto. Ma poi mi ha fatto rinchiudere con tutti questi matti. Oh, è stato terribile. Non ho sentito una parola sensata per settimane. Bene, adesso vado, grazie. Guardati bene attorno, ragazzo mio. Zarok ha lasciato in giro alcune cose che potresti trovare utili. La gemma di drago. C'è modo di buttare giù queste cose qua. Qui non c'è proprio niente, non si può andare. Proviamo a controllare in prima persona, non si può. Perfetto. Clicchiamo tutto. Torno indietro un attimo per vedere se è aperta l'altra porta, che non mi ricordo. No, è chiusa. Ecco, bene. Mi hanno pure anche tolto 50 di vita. Ok. Fatto anche questa. Undicesimo calice già. E vediamo, che mi ricordo che poi ritorna uno al piano terra. Ah, al terra, vabbè. Piano terra. Però secondo me sto giro ancora su. E non è il centauro, sarà per forza lo scudo. Sì, sì. Quindi dobbiamo prendere per forza lo scudo. Ah, Herr Fortescue, sei sceso di nuovo in gamba, ya? Yeah? Bene. La gente mi chiede, Sturmgard, che ne pensi di questa spada? E di quest'ascia? Ma io rispondo, nein! La guerra moderna è una questione di scienza! La scienza degli scudi.
Forse dovresti accettare il mio scudo, ya? Yeah? È magico, Air Force Q. Alcuni sostengono che sia meglio avere una spada magica piuttosto che uno scudo. Sono veri idioti! Se lo userai come si deve, questo scudo ti renderà invincibile. Abbiamo preso lo scudo d'oro che ha 400 di difesa. Ah, che bello. Molto bene. E finisce qui. I sotterranei del manicomio e anche questa parte del gioco. Ora dovremo tornare sui nostri passi e andare a La foresta incantata, parte 2. Eccoci qua, pronti per il prossimo gameplay. Grazie a tutti per essere passati, siamo Franchi Belli Dentro, io sono Lino. Ciao. E ci vediamo alla prossima puntata di Midi Bill. Grazie mille per essere stati con noi.